Allora, ecco, nella scorsa unità ci eravamo lasciati dicendo che vi avrei voluto far vedere un piccolo filmato, nulla di particolarmente innovativo, ma che mi sembrava interessante per poter fotografare quel fenomeno del cyberbullismo, di cui comunque abbiamo parlato molte volte, di cui a scuola spesso sentite parlare e conosciamo tutte le notizie di cronaca, c'è un'attenzione molto importante. Come si lega la comunicazione al cyberbullismo? Non è il caso che ve lo spieghi, è una connessione diretta. Quindi proviamo a guardare insieme questo video. Dura 4 minuti e poi magari ci lasciamo con qualche pensiero insieme. Allora, buona visione a tutti quanti. Possiamo comodamente interagire, ricercare informazioni, condividere contenuti o socializzare con il resto del mondo. Internet viene però anche usato per aggredire, insultare, umiliare, molestare e perseguitare altre persone. Il bullismo online o cyberbullismo è una violenza psicologica a tutti gli effetti, che può avere forti ripercussioni sulle persone prese di mira, causando ansia, insonnia, problemi intestinali, mal di testa, isolamento e in casi molto gravi portare persino al suicidio. Tutte le azioni di cyberbullismo sono volte a ferire una persona intenzionalmente. Intenzionalmente. Rispetto al bullismo vi sono però delle sostanziali differenze. Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo, che non per forza si conoscono di persona e al di fuori della rete. I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare altri simpatizzanti o amici virtuali a partecipare all'azione. L'invisibilità spinge alcuni ad osare online ciò che nella vita quotidiana magari non avrebbero il coraggio di fare o dire. Chiunque può diventare un cyberbullo. Persino chi è vittima di bullismo nella vita reale. In questo caso, compiere azioni di cyberbullismo può essere una strategia di superamento del dolore per essere stato una vittima offline, oppure un tentativo di rivincita, ma anche un metodo per liberarsi della paura o per dimostrare coraggio. Il cyberbullismo non ha limiti di spazio e di tempo. Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24. Infine, il materiale cyberbullistico può essere diffuso ovunque e raggiungere un'enorme quantità di persone in tempi rapidissimi. Gli effetti degli attacchi virtuali sono devastanti, a prescindere dalla forma specifica di cyberbullismo. I motivi per cui una persona compie cyberbullismo sono sempre in stretta relazione al carattere del singolo, al proprio vissuto familiare e sociale, così come alle proprie abilità di relazionarsi. Alcuni fanno i cyberbulli per vendetta o per divertimento, perché non riescono ad avere dei rapporti sociali positivi, oppure perché sono all'interno di dinamiche di gruppo che li costringono ad azioni violente. Altri fanno cyberbullismo per curiosità, per vedere come la vittima reagisce oppure per divertirsi a spese di altri. Soprattutto i giovani e i bambini sottovalutano la situazione e le conseguenze delle proprie azioni. L'utilizzo di internet riserva enormi potenzialità di interazione e informazione. Però è altrettanto essenziale conoscerne i rischi per un consumo consapevole. Il mondo virtuale ha degli effetti concreti sulla vita reale. Più che vietare la navigazione, sembra quindi utile imparare a nuotare in questo universo. Ok, quindi abbiamo visto questo video. Credo che sia fondamentale prendere come riferimento l'ultimo contributo
che ci è stato dato dallo speaker di questo breve filmato. Bisogna imparare a convivere e vivere bene nel mondo virtuale. Io consiglio di vivere bene un po' con tutti, cercando di applicare questi principi di stile alla vita di tutti i giorni, ma non soltanto alla vita fuori di casa, ma alla vita anche con i nostri familiari, anche con noi stessi in parte. Però imparare a nuotare nel web vuol dire saper riconoscere i fatti, saper capire quali sono i luoghi, le situazioni di ipotetico pericolo, prevenirle e se non si è in grado di prevenirle, perché a volte i fatti succedono senza che noi possiamo far nulla, dobbiamo essere nelle condizioni di riconoscere un ipotetico fatto e dunque responsabilmente, come vi ho detto prima, condividerlo, vedete che utilizzo le parole di prima, condividerlo con chi può prendere in mano la situazione. Questo però presuppone un tuo, un vostro impegno diretto nel cercare di essere delle sentinelle attive in presenza e nel virtuale di questi comportamenti. Detto ciò, non vorrei aggiungere molt'altro perché sono sicuro che questi miei piccoli interventi vi avranno annoiato tantissimo, ma che siano un po' banali, perché è oggetto costante di attenzione da parte sicuramente delle vostre famiglie e anche dei vostri professori della vostra scuola. So che vi è stata inoltrata proprio una circolare pochi giorni fa in cui si presentava il manifesto della comunicazione non ostile. Ho voluto aggiungere questo piccolo filmato, vi chiedo scusa per le parole che si leggono ma non si sentono, ma è un po' anche questo del mondo del web. A volte alcune cose si vedono ma non si sentono, bisogna fare anche un po' attenzione a quello che si vede scritto in generale. Però è un po' tutto. Io vi auguro una buona lezione con i vostri docenti, un buon ritorno a scuola e speriamo di vederci presto. Chiuderò però questo piccolo intervento con una declamazione del manifesto della comunicazione non ostile, non fatto da me in modo noiosissimo, ma fatto da un rapper che magari conoscete anche. Quindi ci vediamo nella prossima unità. Grazie, ciao!